como milagre me danno da mangiare le scarpe da mettermi guardi. Guarda un po', guarda un po'. Fa male. Ragazzi, indietro per favore. Ci facciamo male? Larghi, grazie. Francesco, stai sereno, molla, molla, non ti sale il gruppo. Grazie, così grazie. Anche avanti. Il mondo non lasciamo tutto come gli eventi, tra fame e pene, fame, fine delle dietro, 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 andiamo, dietro, dietro, Andiamo di qua, grazie. Andiamo di qua, per favore. Andiamo di qua. Eh sì, qui. Qua. Fermi. Dove vincete? Mi guardi il corpo, che stai? Sì, ragazzi, il senso della sua presenza in questa giornata è importante per Ostia, soprattutto dopo quello che è avvenuto. Siamo qui insieme ai cittadini per testimoniare che Roma e il decimo municipio Ostia ancora di più sono la prima. Grazie.
Siamo se voi fate un po' più là, facciamo spazio al centro. Pietro, guarda, Pietro, facci una mano. Un metro indietro, un attimino. Dai ragazzi, un passo indietro, dai. Lo rifacciamo dopo, lo abbiamo fatto all'inizio, lo abbiamo fatto lì, lo rifacciamo dopo. È corretto nei confronti di tutti, così mi avete insegnato. Sì, perché purtroppo in questa resta poi è difficile. Ma dopo guardi, dopo noi ci togliamo, dopo ci togliamo e facciamo tutte le battute. Io non faccio promesse, però gli impegni li prendo, dopo lo facciamo per tutti. Lo rifacciamo per tutti, sì? Va bene? Va bene, possiamo allora andare e poi lo rifacciamo. Però lo facciamo in maniera ordinata. Mettetevi d'accordo con Mislana e con Teo. Certo. No, nel senso, noi facciamo tutti un passo indietro e così mettiamo i microfoni, così parla per tutti. Dopo lo facciamo. Se non siete riusciti a fare una cosa, intanto facciamo partire la manifestazione. Sindaco, li chiamiamo fascisti o no? Sindaco! Sindaco! Li chiamiamo fascisti! Sindaco! Ciao, dove stai? Vanno chiamati fascisti! Ma Andrea l'hai visto? No. Anche lui nella folla. È anticostituzionale! Sono fascisti! Chiamiamoli fascisti! Siamo organizzati che stiamo aspettando per partire. Dietro.
Però vorrei che lei va a pagare meno tasse sulla Montezza e fare le contravvenzioni a chi butta la Montezza per strada. Perché io ho fatto la differenziata da quando ha cominciato, faccio a casa. Poi io sono uno che sono 12 anni che non lavoro, lavoro solo nei luoghi e poi non ancora. La prossima. No. No, cioè pago 200 euro l'anno di Montezza, siamo in due famiglie, io e mia moglie. E... quanto sta arrivando Mediano? Pago 200 euro l'anno e ho 48 metri di casa. Questo non andrebbe bene, per esempio. Se no le cose sembra che stanno andando per la mia. Non parlo perché qualunque cosa dico, come vede, siamo... Grazie. Posso fare qualche domanda? La possiamo fare appena ci facciamo una chiacchierata? Ma, grazie. Ok, non andare via. Che bel lavoro che fanno, mamma mia. Hanno detto che bel lavoro. Sì, poi un giorno io ce l'hai bene vicino loro, sì, due. Sì. Ce l'ho insieme. No, ma ci provo pure, no. Andiamo.
dici che vai a fare in palestra. Partiti. Potete girarvi. Potete girarvi che si stanno muovendo. Sì, perché o lo vogliamo fare retromarcia? Purtroppo ci stiamo a provare. Io temo che non molto. Allora ci vediamo dopo. Avanti per cortesia. Ciao Gigi. Oh, Benone. Andrea. Come stai? Raggi. Raggi. Oh, grande. Ma che gli fai le nomi? Sì, sì, che diamo aria. Mamma mia, io in mezzo a Nenna proprio in provincia. Sì, per i amici. Tu sai che noi siamo. Dobbiamo dargli almeno un metro per respirare. Sì, sì. Infatti, no, sto cercando di proprio aria. Ho preso la residenza, esatto, negli ultimi mesi. Sì, sì, sì. Esatto. Massimo, sei tu che saltiamo al giro di qua. Dai, che come è fare lei? Che mi sono spostato perché stavamo troppo uniti, poi appena parto non mi scanso. Thank you.
compositori allo stadio di Sì, 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 sì
alla chiesa. Thank you.
posizione diventa tipo maschilista. Beh, io sento, io quando posso sento. No, thank you.
sta foto, amore. Andiamo avanti. Thank you.
tiene, penso. Bravo, bravo. Mamma di pubblicità. Thank you.
abbia fatto un sentito, però. Esatto, perché per esempio se diminuisce l'elettorato, ma diminuisce se non ce l'hai mai. Paolo, dove sei? Scusa! Meno male che ho fatto tutti i cocciotti. Stasera andiamo alla pizza. What's that?
un blocchetto. Cine, la sua
Buon lavoro. Grazie.
Thank you.
quartiere. Sono contento, adesso quel che occorre, noi abbiamo lottato in questa legislatura, probabilmente ce la faremo alla prossima se saremo al governo, è inasprire il reato di voto di scambio politico-mafioso, perché la mafia si contrasta non a chiacchiere ma con le leggi. Oggi la mafia è forte perché ha a disposizione la corruzione della politica come arma, per quello serve un pacchetto anticorruzione durissimo che il Movimento 5 Stelle ha predisposto, che prevede un vero DASPO per corrotti, per corruttori e per aziende che corrompono per ottenere appalti, che prevede l'introduzione dell'agente provocatore fondamentale, lo chiedono le principali procure antimafia, ovvero un agente attualmente qualificato da infiltrare all'interno della pubblica amministrazione per scoprire dall'interno le reati legati alla corruzione, e poi serve dare ai magistrati strumenti ancora più importanti. Vedo che si fanno tante chiacchiere contro la mafia, ma poi la corruzione non viene contrastata adeguatamente. E poi occorre riformare la prescrizione. Questi sono tutti, e inasprire il reato di scambio politico-mafioso, come dicevo in precedenza. Io vengo dalla campagna elettorale in Sicilia e quello che abbiamo visto è che la mafia si serve del voto di scambio per piazzare i suoi uomini all'interno dei comuni, delle regioni e di tutte le istituzioni, i quali poi a loro volta restituiscono il favore con l'approvazione di leggi o la non approvazione di leggi che vanno contro le cosche. Io sono felice che c'è tanta gente, ma qua servono le leggi, ripeto, pacchetti anticorruzione durissimi e inasprimento del reato di voto di scambio politico-mafioso. Fanno sempre parte del programma del Movimento 5 Stelle, ce l'abbiamo messa tutta in questi 5 anni all'opposizione a farle passare, non ce l'abbiamo fatta, ce la faremo qualora dovessimo andare al governo del paese. Alessandro, c'è qualcuno che non è venuto? Vogliamo
giornalisti a stare insieme a noi in questi quartieri dove costruiamo solidarietà. Li invitiamo a venire quello che si costruisce e a sostenere le attività che si fanno, ma non saremo complici dell'ennesima passerella mediatica, non saremo complici di questo per noi intervieneremo con un'assemblea pubblica in piazza. Thank you.
che non era ancora morto. Quelli che ci stanno guardando, ma vi chiedo, perché ci guardate e non siete qui? Qui dovevate stare. Questo è il posto oggi per manifestare. Vi aspettiamo, correte. No, siamo entrati. Siamo entrati in un'area nella quale non dobbiamo stare. Togliamoci, Thank you.
Ti attacco, ciao. Ci dai forza, assolutamente, e non ma ci abbiamo forza reciprocamente. Sì. Pronta? Pronta? Sindaco, sì. Non ci abbandonate! Sì. Non ci sindaco, siamo proprio abbandonati! Allora, sindaca, Ostia scende in piazza contro la criminalità, una dichiarazione, una battuta logica. Io direi che questa è una bella risposta, è una prima risposta a quello che è accaduto in questi giorni, ma a quello che è purtroppo la criminalità che c'è stata a Ostia. I cittadini sono in strada insieme alle istituzioni contro le mafie. Questo è uno dei modi in cui ci si fa vedere, ci si fa sentire e si afferma, si mette un passo per dire questo territorio e dei cittadini, questo territorio è della legalità e noi qui siamo. Secondo lei il territorio dopo questi, soprattutto i ultimi due anni, sono stati particolarmente difficili, riuscirà a rialzarsi? Assolutamente sì, perché le persone sono pronte, hanno voglia di riscattarsi ed è arrivato il momento, quindi io ne sono assolutamente certa. Un augurio che vuole fare a questi cittadini? Di non mollare mai, di alzare sempre la testa e andare avanti. Sindaco, cosa dice a forze come il PD che oggi non sono qui? Io non voglio fare polemica e sarò molto contenta di andare alla manifestazione di giovedì 16. Penso che affermare un principio che siamo tutti dalla parte della legalità sia dovere di tutte le istituzioni, di tutte le forze politiche, quindi noi saremo giovedì anche alla manifestazione, all'altra manifestazione. Va benissimo così. Grazie. Grazie. Thank you.
magari non hai mai picchiato nessuno. È bella, 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 bella la gente in piazza, trasversale, giovani, anziani, donne, tutti i colori, proprio bella. Guardate, colpite tutti la traversa a destra, invece tu mi avevi detto la prima a destra. Ah, ho sbagliato.